Negli episodi precedenti, la manipolazione genetica dell'organismo ospite 151, incrociato con Mew, ha prodotto una nuova specie. L'abbiamo chiamata Mewtwo. Trova Missy. Li stavi seguendo, vero? I messaggeri dell'aldilà. Intendi gli Anon? Nel futuro che ho visto, tu non ci sei. Il patto con Ho-Oh mi ha cambiato. Vero, Sumamo-san? Ogni cosa ha un suo costo, Gold. Lo sapevi quando hai accettato il patto. La natura è basata su equilibri. L'acqua spegne il fuoco brucia l'erba, l'erba assorbe l'acqua. Tu sei tornato dal mondo dei morti. Non puoi pretendere di essere lo stesso. Sento cose che non dovrei sentire. E gli Anon? Gli Anon sono antichi custodi del mondo. I loro occhi vedono tutto. Sono disposti a qualunque sacrificio pur di riportare l'equilibrio. Mi hanno detto di trovare Missing No. Quell'aberrazione non fa più parte della Terra. Allora ha ragione Sabrina. Per trovare il futuro, bisogna guardare al passato. Ehi, mezzo sega! Dove te ne vai? Ciao, Green. Senti, io ho bisogno che tu faccia una cosa per me. E sarebbe? Tieni Pikachu, ok? Ma non lo voglio il tuo topo, sei più scemo del solito! Non ho tempo di spiegarti, ma prenditi solo cura di lui. Ma ci si annusa dopo, giusto? Red, dove stai andando? Ad acchiapparli tutti. Ha funzionato. Sì, questa è Cinnabar Island 3 anni fa. È qui che Red ha catturato Missing No. Grazie, Celebi. Ok, allora io vado sulla costa, tu cerca in città. Gold, stai attento. Perché l'hai fatto? Una volta una ragazza mi ha detto che senza una storia d'amore, una fanfiction non vale la pena di essere scritta. Sì, ma è comunque un po' disturbante. Sono tipo molto più grande di te. Beh, ma non hai mai visto il Trono di Onedge? Più ci sono coppie scabrose, più i fan impazziscono. Se cerchi sui forum, secondo me esiste già un termine per definirci. Sabold? Goldrina? Goldrina... E forse è meglio se vado. Sì, è meglio. Un attimo! Red, fermati! Non puoi controllarlo! Non ho scelta! Lo sai cos'è Missing No? È scritto qui. La Silph Corporation ha preso questa ragazza e l'ha incrociata con dei Pokémon, con una formula chiamata Gene Furioso. L'ha trasformata in questo Mewtwo. Poi hanno cercato di digitalizzare la sua anima. Hanno riversato i dati del suo cervello in un computer. L'hanno chiamato Progetto Porygon. Quello che ne è risultato è questo. Non si può digitalizzare l'anima umana. Si è generato questo glitch che distrugge ogni cosa. Se l'anima di quella ragazza non tornerà nel suo corpo, maledirà altri come me e la sindrome di Lavender Town non avrà mai fine. Possiamo trovare un'altra soluzione. Fidati di me. Non ti conosco nemmeno. Mi dispiace. No! Gold! Ma cosa?
venga giù! Dove siamo? Dentro Missing No. Questo è il suo codice sorgente. Non riesco a pensare! Unknown! Possiamo distruggerlo da qui dentro! Noi spariremo con lui, vero? C'è un modo per uscire! Sacrificio? Ma che significa? Per ricaricare la partita, devi abbandonare una parte di te. Un alleato. Un avversario. Lo sapevi che non ci so fare coi topi, mezza sega? Ti sei già scordato com'è andata con Raticate? È solo svenuto. Starà bene. È stata quella cosa nel mare a fargli questo. Non preoccuparti. Non è più una minaccia. Ascolta, non so chi tu sia, ma... grazie. Siamo in debito con te. Non sai quanto. Coso seriamente, hai una cera pessima. Fermati a riposare, no? No, non posso. Devo finire questa storia una volta per tutte. Addio.